commenta il fatto del giorno Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia. Oggi ho scelto di parlare della posa della prima pietra dell'autosole, una infrastruttura che ha annullato le distanze. È il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi a posare la prima pietra dell'autostrada del Sole. Nasce così questa autostrada che collega il nord e il sud. Gli italiani possono attraversare finalmente il paese in una decina di ore, non più di due giorni, anche se poi ci vorranno 8 anni perché l'autostrada Napoli-Milano venga aperta al traffico. La facilità di connettersi da un punto all'altro dell'Italia di fatto però esclude le periferie che costituiscono comunque l'ossatura del paese. Contemporaneamente in quegli anni, mentre si costruisce l'autostrada di asfalto nelle case del paese, si accende un'altra autostrada, quella del telemondo. È una rivoluzione anche questa, che modificherà poi i costumi degli italiani. E per vivere un altro cambiamento così significativo bisognerà raggiungere i giorni nostri, quando all'autostrada dell'asfalto o l'autostrada della televisione si affianca l'autostrada telematica. Questa sì, qui, capace anche di annullare le distanze fra il centro e le periferie.